Bentornati al nostro video giornale, queste le principali notizie della giornata. Marostica, camionista apre la portiera, colpisce in pieno un ciclista ricoverato in gravi condizioni. Un investimento in strada è avvenuto ieri alle 15.30 a Marsan, dove un camionista avrebbe spalancato la portiera della cabina al passaggio di un 47enne in bicicletta. L'uomo di Marostica, oltre al colpo ricevuto, avrebbe sbattuto la testa sull'asfalto. Il trauma cranico ha indotto a chiamare un'eliambulanza. La vittima dell'incidente è in gravi condizioni. Si apre Vicenza Oro January. Focus questura su sicurezza, corteo, centri sociali su Israele. Oltre alle misure antiterrorismo rafforzate nel vertice nei giorni scorsi tra prefetto, questore e forze di polizia, insieme agli organizzatori della Fiera dell'Oro hanno discusso dei due distinti cortei di sabato in cui sono attesi i militanti dei centri sociali del Nord-Est. Il pomeriggio un sit-in di associazioni pro-Palestina. Gallio, incidente in seggiovia, 6 gli indagati. Dopo le fratture il bimbo si avvia alla riabilitazione. Mentre il piccolo sciatore rimasto ferito sarà dimesso nei prossimi giorni dal San Bortolo, l'inchiesta sulla sua caduta di domenica negli impianti alle Melette di Gallio prosegue. La novità è l'iscrizione a registro degli indagati di 6 persone a vario titolo come atto dovuto. Sarebbero tutti dipendenti o collaboratori della stazione montana. Vicenza, l'orchestra della Fenice in Basilica Palladiana. L'orchestra veneziana in Basilica con musiche di Vivaldi al partire dalle 4 stagioni e una sonata inedita in prima assoluta. Succede il 27 gennaio nell'ambito della mostra Caravaggio Van Dyck Sassolino. Siamo alle previsioni del tempo per il weekend. In queste ore avviene un cambio di circolazioni. Le correnti ruoteranno dai quadranti orientali. Un brusco calo delle temperature sarà accompagnato da un modesto peggioramento del tempo. Sul Vicentino quota neve in calo fino alla bassa collina, gelate in pianura. La pagina dell'Eco Nazionale Politica Report. Fratelli d'Italia sparge solo fango, presentata un'interrogazione contro la trasmissione d'inchiesta. Report riaccende lo scontro tra i partiti di maggioranza. Oggi il gruppo di Fratelli d'Italia in commissione vigilanza RAI ha depositato un'interrogazione sul metodo della trasmissione d'inchiesta in cui chiede l'intervento della presidente Soldi e dell'amministratore delegato Sergio. Beni culturali, via libera alle norme contro gli ecovandali. Chi imbratta paghe. Multa pesante con sanzioni che va dai 10 ai 60 mila euro con il rischio di carcere nei casi più gravi. La Cassazione ha deciso che per il saluto romano va contestata la legge Scelba sull'apologia del fascismo e in particolare l'articolo 5, disposto un processo d'appello bis per 8 militanti di estrema destra che avevano compiuto il saluto nel corso di una commemorazione. Lo sport Supercoppa. Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana. La squadra di Mazzarri ha battuto 3-0 la Fiorentina a Riyadh. Per il momento è veramente tutto. Grazie dell'attenzione e a risentirci.